Salerno rima d'eterno e la Rechi si illumina d'immenso. Stavolta in onore del genio del calcio. Ieri sera i riflettori del principe degli stadi si sono accesi per rendere omaggio alla prematura scomparsa di Diego Armando Maradona. Il comune di Salerno, d'intesa con la Salernitana, ha attivato l'impianto di illuminazione di via Allende intorno alle 20, a poche ore di distanza dalla dipartita del dio del calcio. Così come avevano fatto lo stadio San Paolo di Napoli, casa del Pibe d'Oro, ed anche il Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. La mano dei Dios è stata capace anche di questo, unire piazze e campanili storicamente rivali in un unico, caldo abbraccio al più grande di tutti i tempi. L'Arechi è rimasto illuminato per tutta la notte, una bomboniera all'esterno che risplendeva di luce riflessa dopo il tramonto e fino all'alba. All'interno i riflettori puntati illuminavano un rettangolo verde senza giocatori, senza pubblico, senza un pallone. In un silenzio impressionante, in memoria del genio assoluto, del numero 10 per eccellenza. Le luci degli Arechi, in memoria del Diego, hanno riempito d'orgoglio i cuori degli sportivi a 360 gradi, contro ogni forma di rivalità e di campanile, appunto. La Salernitana ha subito sposato l'idea e poco prima, sul proprio sito ufficiale, aveva pubblicato una nota di commiato. La Salernitana 1919 si unisce al cordoglio del mondo del calcio e dello sport per la scomparsa di Diego Armando Maradona. L'assessore allo sport del comune di Salerno, Angelo Caramanno, era al San Paolo con la sciarpa granata sul collo quel 28 agosto del 1985 in occasione della partita di Coppa tra Napoli e Salernitana in cui Diego fece due dei tre gol all'Ippocampo. Caramanno ha spiegato così la scelta di illuminare la Rechi. Si potrebbe dire che era un atto dovuto, invece è stato un atto fortemente voluto. Voluto perché sentito. E credo che poi, voglio dire, i commenti successivi abbiano detto tutto. La città intera, insomma, ha condiviso questo nostro percorso di saluto. Ed è stato un omaggio ad un calciatore che ha fatto sognare i tifosi della squadra che lo sostenevano, in fondo ha fatto sognare anche quelli che non lo sostenevano perché avrebbero sognato di avere una squadra con loro, diciamoci la verità. Bisogna ammirare chi ha fatto la differenza. Com'è nata questa decisione, questa idea, questa scelta? Dopo le luci del San Paolo, del San Paolo, qualche sollecitazione intelligente che noi abbiamo raccolto e soprattutto effettivamente questo contatto, questa idea che il principe degli stadi non potesse non salutare il re del calcio, perché poi Maradona è stato il re del calcio, voglio dire, è stato un personaggio che ha sempre fatto parlare di sé. E poi, come mi hai fatto vedere qualche attimo fa, ci sono anche questi ricordi negativi che diventano belli, anche quella punizione al San Paolo in quel famoso 3-1 in cui abbiamo perso con piacere, voglio dire, perché è stata una sconfitta estremamente onorevole e importante. E prendere il gol e vedere quella squadra della Salernitana sostanzialmente alla pari anche con squadre più importanti, io ho apprezzato molto, devo dire la verità, è stato molto molto simpatico e suggestivo il tweet della Juventus che ha messo quella punizione inimmaginabile, cioè quella punizione che non si può segnare sulla propria pagina. È segno di grande sportività, di grande maturità e soprattutto di un calcio che riconosce chi è superiore. La vita su una tombola.